sopra le case e tanta pace dentro. Bene, carissimi, allora diamo lettura del messaggio della Regina della Pace, dato attraverso la Vergine di Marianna il 18 marzo, un messaggio straordinario. Come sapete, la Vergine di Marianna ha cessato di avere apparizioni quotidiane nel Natale del 1982. Da allora la Madonna le ha detto che le sarebbe apparsa per tutta la vita il 18 marzo. Il 18 marzo è l'onomastico di Marianna, però il motivo per cui la Madonna le appare il 18 marzo non è perché è suo onomastico, ma per altri motivi che un giorno sapremo, ha detto Marianna. E poi successivamente, nel 1987, la Madonna ha detto a Marianna che le sarebbe apparsa il 2 di ogni mese e sarebbe venuta per pregare per quelli che non conoscono l'amore di Dio, cioè per quelli che, avendo conosciuto Gesù, poi lo hanno abbandonato, e per quelli che l'hanno mai conosciuto e lo cercano, in modo tale che grazie anche alla nostra preghiera, intercessione e testimonianza, si possono salvare il maggior numero possibile di anime. La Madonna ieri è apparsa a Marianna e ha dato questo messaggio. Cari figli, vi prego con tutto il mio cuore, vi prego, purificate i vostri cuori dal peccato, rivolgeteli in alto verso Dio e verso la vita eterna. Vi prego, vegliate e siate aperti alla verità. Non permettete che tutte le cose di questa terra vi allontanino dalla conoscenza vera, dalla vera soddisfazione che si trova nell'unione con il mio figlio. Io vi guido sul cammino della vera sapienza, perché soltanto con la vera sapienza potete conoscere la vera pace e il vero bene. Non perdete tempo chiedendo i segni al Padre Celeste, perché il segno più grande ve l'ha già dato, ed è mio figlio. Perciò, figli miei, pregate affinché lo Spirito Santo possa introdurvi nella verità, aiutarvi a conoscerla, e perché attraverso questa conoscenza della verità possiate essere una cosa sola con il Padre Celeste e con il mio figlio. Questa è la conoscenza che dona la felicità sulla terra e apre la porta della vita eterna e dell'amore immenso. Vi ringrazio. Fin qui il messaggio della Madonna. Ma dopo aver detto il messaggio, la Vergine di Marianna ha aggiunto: questa bellissima giornata della venuta della Madonna in mezzo a noi, sulla terra, il paradiso che scende sulla terra, non è perché è il mio compleanno. La Madonna non ha fatto neanche un cenno al mio compleanno, perché per lei il mio compleanno è come il compleanno di ognuno di voi. Poi ha detto, quando cominceranno a rivelarsi le cose per le quali è venuta, capirete perché ha scelto il 18 marzo, cioè quando cominceranno a rivelarsi le cose per le quali è venuta, cioè i segreti, che sono, come sapete, un evento salvifico durante il quale la Madonna, 3 giorni prima, rivela che cosa, dove e quando accadrà. Allora noi capiremo in quel momento, quando ci sarà questa rivelazione dei segreti, capiremo perché la Madonna ha scelto il 18 marzo. Ovviamente poi su questa cosa si fanno delle riflessioni, ma non è il caso adesso che io ve le dica, mentre adesso è il caso che io mi soffermo un momento sul messaggio, che ha la prima parte chiaramente del messaggio. Intanto il messaggio è molto accurato, ci sono molti imperativi. Nella prima parte addirittura la Madonna per 3 volte dice vi prego, vi prego, vi prego, cioè è accurato, è proprio la madre che vuole quasi scuotere i suoi figli. Una volta ha perfino detto vi supplico, convertitevi. Quindi la prima parte, a mio parere, è un invito chiaro alla confessione pasquale, perché dice vi prego con tutto il mio cuore, vi prego,
purificate i vostri cuori dal peccato e rivolgeteli in alto verso Dio, verso la vita eterna. Cioè, è tipico della Pasqua, e prepararsi alla Pasqua purificando i cuori dal peccato mediante il sacramento della confessione, quindi vivere la vita nuova dei figli di Dio, e è tipico anche delle letture pasquali, cercate le cose di lassù, dicono le letture pasquali, cioè rivolgete i cuori verso l'alto, verso Dio, verso la vita eterna. La vita eterna è Gesù Cristo risorto, è la vita eterna. Poi il messaggio, cari amici, è già la seconda volta che negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, la Madonna mette al centro del messaggio la verità. E questo ci fa riflettere, la verità che è suo figlio e che è la sua parola. Perché attraverso questa verità, che è suo figlio, che è la sua parola, noi abbiamo la vera conoscenza, e la vera scienza, e la vera sapienza. Perché la Madonna mette al cuore, richiama nei suoi messaggi sempre più la verità, perché viviamo nella tenebra della menzogna. Il mondo è sotto la tenebra, la cappa di piombo della menzogna satanica, che ci dice che Dio non c'è, che l'eternità non c'è, che l'anima non c'è, che l'uomo è il padrone del mondo, che dopo la morte non c'è più niente, e che ci dice che il male è bene, che il bene è male, che vuol disgregare addirittura i fondamenti stessi della creazione di Dio. E la Madonna ci dice: vegliate, vegliate, cioè non fatevi catturare dalla menzogna del mondo. Non adagiatevi, non sottomettetevi alla menzogna del mondo. C'è una menzogna del mondo che è quella che viene diffusa nelle nostre società, dove regna immersa nelle tenebre del nome della morte, ma anche, ci sono anche forme aggressive, che addirittura uccidono il nome di un idolo che loro credono che sia Dio. Perciò Madonna dice vegliate, vegliate, cioè state nella luce, state fermi e saldi nella fede, ha detto nel precedente messaggio, e siate aperti alla verità che è suo figlio. Cioè la Madonna si rivolge anche ai non credenti, a quelli che sono rinserrati nella gabbia dei loro pregiudizi, e si rivolge a loro. Dice siate aperti alla verità. E poi la Madonna, un altro imperativo, sono tutta una serie di imperativi: non permettete che tutte le cose di questa terra vi allontanino dalla conoscenza, dalla vera soddisfazione che si trova nell'unione con mio figlio. Cioè la Madonna dice: non permettetevi, non fatevi catturare dall'illusione dell'effimero. Perché l'effimero non vi dà la gioia, non vi dà la felicità. La felicità la avete soltanto attraverso la conoscenza di mio figlio e la soddisfazione che avete ricevendo il suo amore. Quella è la felicità, l'amore che viene dal cuore di mio figlio. E non fatevi catturare dalle false luci di questo mondo, da quelle scintille che si accendono e si spengono. Perciò dice, non permettete, dice, vi prego, vegliate. Poi dice, non permettete che tutte le cose di questa terra, che sono polvere alla fine, vi allontanino dalla conoscenza, dalla vera soddisfazione che si trova nell'unione con mio figlio. Cioè, alla fine, l'unica cosa interessante che c'è su questa terra è Gesù Cristo. Beh, tutto il resto muore, è morto, si dissolve e diventa cenere. Tutto, tutto eccetto Gesù Cristo. Per cui dice, non permettete che tutte le cose di questa terra vi allontanino dalla conoscenza, dalla vera soddisfazione che trova nel mio figlio. Poi la Madonna dice qual è il suo ruolo, il suo compito, che è quello di condurre a suo figlio, che è la verità, la luce, la sapienza. Io vi guido sul cammino della vera sapienza, cioè vi guido verso mio figlio, verso la sua parola, verso la sua luce. Perché soltanto con la vera sapienza, cioè alla luce dell'insegnamento del mio figlio, voi conoscete qual è la vera pace, che è quella che ci dà Dio, non quella falsa del mondo, e qual è il vero bene, che è quello
imperituro che ci viene dall'unione con Dio, che ci viene dal suo amore e non dall'effimero che promette e non mantiene, un'acqua bevuta alla quale si ha ancora sete. Qui la Madonna, come vedete, ha inquadrato proprio bene il cammino verso l'eternità, verso la salvezza, dove lei ci precede dietro suo figlio. Io vi guido sul cammino della vera sapienza, perché soltanto con la vera sapienza è quella della croce, cari amici, è quella della parola di Dio, e quella è la persona stessa di Cristo, la vera sapienza, come dice Montfort, perché lì potete sapere che cos'è la vera pace, il vero bene. E poi la Madonna fa un intervento un po', una tiratina di orecchie a chi continua a cercare segni, a parlare dei segni, a cercare stranezze e a cercare e a fare profezie e tutti quei perditempi che lasciano il tempo che trovano. La Madonna dice: non perdete tempo, un altro imperativo, chiedendo i segni al Padre Celeste. Capito? Anche le speculazioni su cosa sarà il segno sulla montagna, chi dice qua, chi dice là, perdita di tempo, chiacchiere inutili, di buon temponi. Non perdete, l'unica cosa che la Madonna interessa è la nostra conversione, è la nostra santità, tutto il resto è tempo perso. Non perdete il tempo chiedendo i segni al Padre Celeste, perché il segno più grande ve l'ha già dato ed è mio figlio. Cioè, il segno più grande che esista al mondo, che Dio ci ama, che Dio ci perdona, che Dio ci salva e che ci dà la vita eterna, è la morte di Cristo per amore e la sua resurrezione vittorioso sul male e sulla morte. Quello è il segno. Cioè, il segno dei segni è Gesù Cristo stesso. Tutti gli altri, cari amici, abbiamo benissimo, tutti gli altri uomini che sono pace sulla terra, cari amici, appartengono alla serie morituri te salutant, quelli che muoiono ti salutano. Non perdete il tempo chiedendo il segno al Padre Celeste, perché il segno più grande ve l'ha già dato, ed è il mio figlio, io vorrei dire il mio figlio crocifisso. Perciò, figli miei, pregate. Siete nelle tenebre, siete sbandati, non sapete né chi siete né dove andate, perciò, dice, figli miei, pregate, un altro imperativo, affinché lo Spirito Santo possa introdurvi nella verità, aiutarvi a conoscerla, e perché attraverso questa conoscenza della verità, che è suo figlio e la sua parola, possiate essere una cosa sola con il Padre Celeste e con mio figlio. Carissimi, guardate, poi la finale è di quelle. Questa è la conoscenza che dona la felicità. Cioè, chi conosce mio figlio è una conoscenza amorosa, eh? Questa è la conoscenza che dona la felicità sulla terra e apre la porta della vita eterna e dell'amore immenso. Questo non avevo mai visto, mai trovato, mai sentito una definizione così del paradiso. L'amore immenso. Cioè, seguendo Gesù Cristo, lui ci dà già la felicità su questa terra, cioè conoscendo, seguendo e amando Gesù Cristo, lui ci dà già la felicità su questa terra e ci apre la porta della vita eterna e dell'amore immenso. Là sbocca la nostra vita. In alto i cuori, stiamo andando verso l'amore immenso. Che bellezza! Meno male che il tempo non si ferma. Meno male che gli istanti scorrono via veloci, stiamo andando verso l'amore immenso. Questa è la conoscenza che dona la felicità sulla terra ed apre la porta della vita eterna e dell'amore immenso. Vi ringrazio. Bene, cari, mi permetto di fare una piccola riflessione. Io non sono un fanatico di Medjugorje, sono casomai una persona che è stata toccata dalla grazia che la Madonna dà a Medjugorje. Perché io dico che dopo il Vangelo no, io non conosco nessun scritto che sia paragonabile ai messaggi della Madonna, dico nessuno, cioè dopo la parola di Dio, ovviamente. Sapete perché? Perché tutti i commenti alla parola di Dio, anche dei dottori, anche dei santi,
tutti i commenti della parola di Dio sono scritti da persone che sono qui su questa terra, che camminano nell'oscurità della fede. Quindi, diciamo pure, nell'oscurità della fede e sotto la pesantezza della carne, quello che viene scritto, non so come si dice, vale quel che vale, per carità, è importante, però, capisci? Tutto ciò che mette la parola di Dio è la parola di Dio, quindi viene dal cielo. Tutti i commenti sulla parola di Dio sono scritti da persone che comunque sono soggette alla condizione umana di chi vive nella fede, quindi la fede oscura, come sappiamo, la fede è faticosa, la fede comunque progressiva, poi sono anche sotto l'influsso della pesantezza della carne. Ma la Madonna, cari amici, quella che lei ci ha dato questo messaggio, lei era piena di grazia, è nel regno, contempla Dio, è piena di sapienza, perciò è per quello che i suoi messaggi hanno una luce che nessuna parola umana, a mio parere, ha, perché io cose di questo genere non le ho mai lette da nessuna parte. Le ho mai lette da nessuna parte. Poi la Miriam ha aggiunto quello che vi ho detto, cioè che quando cominceranno a rivelarsi le cose per le quali la Madonna è venuta, capirete perché ha scelto il 18 marzo. Non voglio fare speculazioni su questo punto, non voglio, perché la Madonna ha detto non perdete tempo a cercare i segni. La Madonna ha detto guardate quel segno che è Gesù Cristo, Cristo crocifisso soprattutto e risorto. Rileggiamo il messaggio col cuore. Vi prego con tutto il mio cuore, vi prego purificate i vostri cuori dal peccato e rivolgeteli in alto verso Dio, verso la vita eterna. Vi prego vegliate, siate aperti alla verità, non permettete che tutte le cose di questa terra vi allontanino dalla conoscenza, dalla vera soddisfazione che si trova nell'unione con il mio figlio. Io vi guido sul cammino della vera sapienza, perché soltanto con la vera sapienza potete conoscere la vera pace e il vero bene. Non perdete il tempo chiedendo i segni al Padre Celeste, perché il segno più grande ve l'ha già dato ed è mio figlio. Perciò, miei figli, figli miei, pregate, affinché lo Spirito Santo possa introdurvi nella verità, aiutarvi a conoscerla e perché attraverso questa conoscenza della verità possiate essere una cosa solo con il Padre Celeste e con il mio figlio. Questa è la conoscenza che dona la felicità sulla terra e apre la porta della vita eterna e dell'amore immenso. Vi ringrazio. C'è un'altra aria, c'è un altro sole sulle colline di Međugorje, un'altra luce sopra le case e tanta pace dentro.